A tavola, per la nostra rubrica dedicata alla cucina, un gustoso e colorato piatto che parla di Puglia. Mascia Valentino. Siamo in compagnia del giovane chef Domenico Ungaro, che ha dato vita a una nuova realtà a Monopoli. Ciao Domenico. Ciao Masha. Come nasce il progetto Radimare? Radimare nasce dalla voglia ovviamente di tornare a casa e di mettere su un progetto tutto mio. Sono stato fuori circa 15 anni tra Madrid e Barcellona, ho fatto svariate esperienze nei ristoranti stellati e quindi la voglia di ritornare a casa, il calore del casa e della Puglia era tanto e quindi ho deciso di tornare e mettere su questo progetto. Un nome davvero particolare. Sì, nasce tra due parole, tra radici e ovviamente mare. Radici, quindi il mio ritorno a casa, il mio ritorno alle radici, e mare per il tipo di cucina che offro e i piatti ovviamente di mare che propongo. I tuoi piatti riproducono in modo creativo i prodotti tipici pugliesi. Da dove nasce questa tua inventiva? Sì, sin da giovane sono stato appassionato di arte, quindi voglio trasmettere questa passione attraverso i miei piatti. Quindi dei piatti che sono anche delle opere d'arte? Sì, ci sono ovviamente ingredienti prevalentemente pugliesi che vado a combinare ovviamente con le mie esperienze che ho fatto all'estero. Domenico, cosa ci prepari? Vi preparo un risotto alla pugliese fatto con pesto di cime di rape, cozze e pomodorini confit. Come si prepara il pesto? Il pesto si prepara con le nostre cime di rape e faccio un classico pesto, però ho sostituito il basilico con la cime di rapa e ho sostituito i pinoli con delle mandorle. Benissimo, e invece la preparazione del risotto? Partiamo con un classico tostatura del riso e dove lo andiamo a bagnare con un brodo ottenuto dagli scarti delle cime di rape. Quindi non si butta via niente? No, non buttiamo via niente perché la nostra filosofia è scarto zero. Un piatto davvero colorato. Sì, andiamo a completare il piatto con dei pomodorini confit e delle cozze, dove andiamo a fare una classica impepata. Non ci resta che andare in cucina e vedere come si prepara. Primo passaggio, prendiamo le cime di rape e le andremo a pulire. Andiamo a dividere le cime delle rape e le foglie, le cosiddette foglie, cosiddetto scarto. Con le foglie andiamo a fare un brodo. Quindi adesso abbiamo fatto il brodo, stiamo preparando il brodo con gli scarti delle cime di rape? Sì, e questo brodo andremo a bagnare il risotto fino a portarlo a cottura. Il primo passaggio è un filo d'olio, facciamo riscaldare l'olio, appena caldo introduciamo il riso. Questo è il momento importante del risotto, dove lo andiamo a tostare. Andiamo a tostare con un pizzico di sale. E ora lo andiamo a bagnare con il nostro brodo di rape. Per quanto tempo lasciamo in cottura il riso con il brodo di rape? All'incirca dai 20-22 minuti circa. Andiamo a introdurre il brodo man mano che il riso vada cuocendo. Siamo giunti quasi alla fine della cottura del riso. Come vedete, il riso ha sprigionato tutto il suo amido. Un risotto preparato con le materie a chilometro zero, possiamo dirlo? Sì, esclusivamente a chilometro zero, da piccoli produttori. Il passo successivo qual è? Trascorsi i 20-22 minuti facciamo riposare il riso e poi lo andiamo a mantecare con il nostro pesto di cime di rape ottenute dalle cime. Andiamo a impiattare il nostro risotto, lo terminiamo con pomodorini ciliegino,
sono semi disidratati, lo terminiamo con delle cozze, dove andiamo a fare una classica impepata di cozze. È un piatto che possiamo provare a cucinare a casa. Sì, ovviamente ci vuole un po' di tempo e tanta passione. Come si prepara il pomodorino confit? Il pomodorino confit lo facciamo sbollentare in acqua per 10 secondi, gli togliamo la pellicina successivamente, lo mettiamo in forno con un po' di olio, sale, timo, zucchero a velo e un po' di pepe. Un piatto ricco di colori e vi assicuro anche ricco di profumi. Non ci resta che assaggiarlo. Grazie Domenico. Grazie a voi. Vi aspettiamo alla prossima.